si salpa e si va verso Porto Azzurro perché domani Franco parte. E come tutte le volte che si aprono le vele, momento magico. Retro. Perfetto. Si è chiusa la... Mi viene sempre a dire ventola, non so perché. L'elica. E via! Verso Porto Azzurro. Oh, si è alzato un pochino di vento, ora si va proprio bene. Siamo di Bolina. Larga. Allora, prima Franco mi chiedeva, c'è una barca sotto vento, no? Eravamo tutte e due mura a sinistra, lei più grande, quindi andava più veloce di me, solo per quello. E le nostre rotte erano, come si dice, convergenti, non lo so, insomma, comunque andavamo a scontrarci. E chi ha il diritto di precedenza? Allora, ho fatto... No, perché allora al mio esame di patente, quando mi fecero questa domanda, non mi dissero chi ha la precedenza, ma insomma un'altra formula, io dissi allora ha la precedenza. No! Apriti cielo! Non esistono precedenze in mare! Quindi mi è rimasto ben impressa questa cosa. Cioè, dovere di manovra! Non esistono precedenze! Quindi avevo di manovra, dovere di manovra io perché ero sopravvento. Quindi chi sta sotto vento ha la precedenza, chi sta sopra vento ha dovere di manovra. Oh, precisi! Cioè pare che il vento abbia fatto un complotto contro di me per farmi usare sempre il braccio destro, la spalla destra. Cioè, basta, fatemi usare la sinistra, c'ho male. Dice vabbè, vai sotto vento, è vero, però siccome devo stare più, non ci arrivo. Sì, lo stick, non mi piace lo stick, ce l'ho. No, ogni tanto lo uso, devo dire la verità, ma ora mi piace più sentire, capito? Sto sticchettino, sto... Questo è più, capisci? Cala di Mola, qui Maipenrai, passo. Avanti dal Golfo di Mola. Buongiorno, sono Maipenrai e ho prenotato un posto per questa notte, passo. Sono qua davanti, passo. Sì, solamente 5 minuti di stand-by e arrivo subito. Va bene, grazie. Ho capito solo 25 minuti di stand-by, ovviamente ho capito male, sarà 5. Ho capito anch'io 25, però. Anche tu hai capito, sì. 25? Ah. Sì. Vabbè, non l'avrebbe detto. Potrebbe essere, perché sono le 2.05, magari le 2.30. Ha detto... Cala di Mola, qui Maipenrai, passo. Avanti, mi dica. Scusi, non ho capito, ma 25 o 5 minuti, passo? No, solamente 5 minuti, arrivo subito. Il suo posto è al pontile grande, al numero 22. Dove era l'altra volta più o meno. Va bene, grazie mille, passo. Oh, mi era venuto il dubbio. Ma anch'io ho capito 25. Sai, magari stanno a mangiare. Prima le cime, poi prendo la trappa. Cosa? Diamine, sopravvento. Lo so. Ebbene sì, anche io mi innervosisco.
Esatto! Magellano mi ha mandato il motore elettrico. Finalmente avrò un tender anch'io con un motore. Allora. Viva Magellano! Cade tutto! Ma ci sono un po' di sfide, eh! Oh, ma guarda bellino, eh! Leggero! Motorino elettrico sballato, adesso lo monto sul tender che ci hanno prestato e che restituiremo. Mi metto la maglietta Magellano, andiamo a comprare la batteria e siamo pronti a partire con il nuovo tender. Ecco, ci siamo. Sta per partire. Va via con la macchina e tornerà. No, ci vediamo a Genova. Ci vedremo a Genova, giusto? Vado un giorno a girare una scena di un film, dopodiché ci rincontreremo in Sardegna, qui non si sa. Ciao! Guida con prudenza! Prudente, che ci stanno? Ciao! Ciao. Caro Ginjok, siamo tornati di nuovo, io e te ed io. È già stufo. Qui al cantiere di Cala di Mola sono stati molto gentili perché io non avevo più la tavoletta per tenere su il motorino del tender perché non ce l'avevo più e quindi l'ho sbarcato. E ora che ho il motorino elettrico dico oddio, come cavolo faccio? Allora un ragazzo del cantiere qui mi ha tagliato un pezzettino di compensato marino, poi io ci ho attaccato, siccome non bastava la larghezza, ho aggiunto questo mettendoci della colla, ho comprato questi qua, ecco, poi quindi adesso poi ce lo monterò, aspetto un altro po' che la colla tenga bene. Ho ancora il fiatone, ho dovuto rimetterlo perché era troppo alto, non l'avevo messo io, ma Franco prima di andare via, con l'aiuto di Alfio. E quindi era troppo alto e faceva troppo leva, e si vedeva che non era stabile. E quindi ho abbassato il tutto al massimo, forse un pochino storto. Ma Ginjok, dove sei andato? Eh? Ti sembra questa l'ora di tornare a casa? Eh? Vai, vieni, dai. Bravo, Mitch, bravo. E quindi ora è veramente, perché è talmente duro che neanche il trapano ce la fa. Certo, c'è un trapano delle palle. Adesso dovrebbe essere sufficientemente stretto. Mi sembra che vada un pochino meglio, eh. Mi sembra che sia un pochino più stabile. Insomma, si parte. Finalmente riparto, vado a nord, vicino Viticcio, vediamo un po', e mogliamo gli ormeggi. Sono fortunata, c'è vento leggero, vele tutte belle aperte, non mi rimane che il momento magico! Oh. Speriamo si mantenga così, così le mariannine qui facciano il loro dovere e non mi facciano dare la prua al vento. Quanto è bello veleggiare da Trieste in giù, l'importante è veleggiare con chi vuoi tu. Eccomi qua, sono arrivata a Viticcio, nel golfo di Viticcio. Qui nella precisione in questo esatto posto non ci sono mai venuta ed è molto molto bello, guardate che acqua. Sono su 5 metri e 7. Guarda che bel tramonto, Ginjok.
È una mattinata splendida. L'acqua è non trasparente, di più. Guardate. Un angolo di paradiso. Cin cin. Ho preso il SUP e sono venuta alla ricerca di un posto con internet per poter caricare il video su YouTube. Se no, non riuscirete a vederlo. Adesso se sentite tutto ciò che sta dicendo, vuol dire che ci sono riuscita. Sulla spiaggia non c'è, quindi mi inerpico su di qua dove c'è un ristorante e vediamo un po' se c'è il 3G o almeno un wifi. Buongiorno. Che sorriso. Grazie. Dunque mi inerpico un altro po' e vediamo. Ah, guarda bellino. Oh, che bello. Villa Frate, tu vuoi fare questo, vero? A casa tua, giusto? Bello. Va bene, dai. Vediamo se qui c'è campo. C'era la rotella, speriamo. Un po' lento, ma c'è. Qui posso venire a caricare il video. Che bello! Guardate mai Penrai là alla fonda, accanto ci sono Angela e Alfia. Boh, risalgo a Porto. Era previsto scirocco e scirocco è arrivato. Sono tutti scappati. Allora, ma perché gli spedala ancora la maggior parte, quindi ne danno troppo poca. Io avevo dato 5 lunghezze, sono gliene ho data un'altra, quasi un'altra lunghezzina, e quindi sono piuttosto tranquilla. Ci sono dei nuvoloni all'orizzonte pazzeschi, quelli li vedrete. La situazione è questa: fuori c'è uno scirocco con delle raffiche molto molto forti, non ne ho idea, non ho la stazione del vento, e c'è un, non so, sembra un peschereccio di quelle barche che fanno sub, che è sulla mia prua, insomma era piuttosto distante. Oggi, durante la giornata, che le raffiche erano più leggere di queste, stava finendo addosso i miei amici Maleskin al Minorkin. Ora ho visto che è molto più vicino di ha rifatto l'ancoraggio, ovviamente adesso è molto più vicino e non so bene cosa fare, sinceramente. Gli sto segnando con la luce, spero che abbia visto. C'ho anche il corno da nebbia nuovo dopo la nebbia che ho preso a Chiavari, me lo sono preso, però essendo che sono sotto vento con queste raffiche, forse non, siccome proprio è rafficato proprio tanto, va da zero a io sono su un fondale fra i 5 e 6 metri, ho dato 50 metri di catena. Questo io non lo so quanti metri abbia dato, ma non 50 metri comunque, anche perché la butterà tutta su se stessa. Vabbè, vado a riguardare un altro po', va.
la situazione è questa. Sia io che Angela e Alfio gli abbiamo fatto le luci. Abbiamo suonato lui la tromba, io il corno. Questo si è svegliato, è andato all'ancora e se n'è tornato via. Speriamo che questo non ci venga addosso. Questi due pazzi, probabilmente saranno ubriachi, non lo so, finalmente hanno acceso i motori, gliene abbiamo gridate di ogni, e tirando sull'ancora ha preso su una catena. Adesso non sappiamo se è quella mia o quella di Alfio, perché le due barche brandeggiano molto, quindi non ci rendiamo conto se è la sua o se è la mia. È riuscito a togliere la catena e se ne sono andati senza neanche accendere le luci, così nella notte, bui. Che gente, ragazzi. Oggi Angela e Alfio lasciano la rada, tornano a Porto Azzurro per poi tornare sulla terraferma e mi portano via la spazzatura che mi sta uscendo anche dalle orecchie, e adesso vado a pranzo da loro perché non ho ancora sistemato il tender. Oh, ma le rampiche sono venute tutte mentre risalivo, com'è sto fatto? Mentre risalivo le rampiche. Quando vedono le donne le rampiche aumentano. Caduta neanche una volta, non è successo niente. Qui l'audience, eh? Grazie. Buone. Sono di quelle buone, queste, perché le ho portate da casa. Sì, sì, sono quelle vere, fatte veramente dalle galline. Sì, l'ho portate da casa. C'è una signora vicino a noi. Adesso vengo a vedere. C'è una signora vicino a noi che ha le galline, quindi ogni tanto passo e gli dico: ce l'hai? Lei me le serva, vado a prenderle. Buone. Sì, pappa! Venite prima a mangiarvi il salmoncino. L'ho già fatto, avevo fame. Sta riempendo il secchio perché loro stanno andando via e quindi, sai, l'acqua dolce scarseggia sempre, con l'imbuto almeno qualche sciacquata di doccia, qualche sciacquata del sale me la faccio. A lui è andato in moto al primo colpo. Via, si va a fare rifornimento d'acqua. Allora, passami questo. Pazzesche, ovviamente non so di quanto.
e passa da veramente da zero a non so quanti nodi, cioè calma e poi... Ok, sono, ho preso il sup e sono venuta qui alla spiaggetta, qua sopra c'è un bar, un ristorante e un bar dove dovrebbe esserci il wifi e speriamo bene, vado col sup. Allora, sono venuta qui al ristorante da Giacomino, proprio sopra di Peach, e volevo prendere una qualcosina per prendere il wifi, no? Invece mi hanno detto no, non c'è bisogno, sono davvero molto gentili, quindi senz'altro nei prossimi giorni vengo a mangiare qualcosa, perché fra l'altro dicono che si mangi molto bene. Però sì, va un po' lento, però credo che qua riuscirò a combinare qualcosa. Gingio, gattaccio, ah, vedi che gattaccio ti volti. Si mette qua ad annusare il vento, perché là c'è quel buon ristorante là, dove magari stasera vado, che fanno il pesce grigliato, e lui si mette lì ad annusarlo. Gingio, che non ne ha proprio voluto sapere di restare a bordo oggi. Gingio, ti sei messo a tavola? Vai, vai, vieni, no, certo. Si spaventi. La mia gatta a quest'ora era già diventata matta. Gingio. Ti posso dare questo, no? Questo non ti piace? Io e Gingio che abbiamo mangiato qui da Giacomino sopra il viticcio, eccoli qui tutti quanti, tutti impazziti per Gingio. Ciao! E Gingio, adesso riprendiamo il sup e ce ne torniamo in barca. Sì, bello. Che sta proprio. Come un bimbo braccio, troppo bello, eh. Occhioni. Siamo tornati, Gingio, fa vedere che sei sano e salvo. E che ci manca, no? È un'acqua meravigliosa, una trasparenza. Sono sempre più innamorata di quest'isola, l'Elba. Per chi non l'avesse ancora capito, sono all'Elba. Bella. Allora, ieri sera, come vi ho fatto vedere, sono andata proprio a questo ristorante che c'è davanti a Viticcio, cioè nella spiaggetta qua del Viticcio, che si chiama Giacomino, da Giacomino, e c'è anche un baretto sopra. E il ristorante c'ha le terrazze, è bellissimo, si mangia bene. E ieri sera, siccome Gingio, che appunto era disperato, me lo sono portato dietro. E niente, una signora, cioè del ristorante, mi ha detto, Sabrina, mi ha detto: ma ti posso, guardi, vado in paese, domani compro le cose per il ristorante, se hai bisogno di qualcosa. Io avevo finito le cose per Gingio, che fra l'altro mangia delle cose particolari, non proprio da supermercato, perché soffre di cistiti, come me. E quindi niente, ho detto: ma è veramente l'urinary care della... Ah sì, va bene. E me l'ha preso, adesso fra poco vado e vado a prenderli, ma è fantastico, veramente super, super carina. Ma i penrai! Gingio! Eccola lì Sabrina, che sta preparando da mangiare. Ma beccato con le uova nel... con le uova nel paniere! Bacio! Ciao Maria, buongiorno! Ciao, buongiorno! Adesso anche Gingio che è felice. Non sono capace
a fare i tuffi di testa, quindi mi voglio esercitare. Non ridete troppo di me. Non so se... Vabbè, allora, bisogna mettere i piedi. Adesso qui mi sa che voi non li vedete i piedi. Va bene lo stesso. Così. Poi piego le gambe. Mi metto in posizione. E mi do lo slancio. La testa giù così e... Non so se si è visto. Non mi sembra di aver preso panciate riguardandomi. Voi che dite? Però ste gambe piegate e aperte non sono proprio belle. Quindi adesso devo concentrarmi su tenerle dritte e chiuse. Allora. 1, 2. Com'è andata? Mi sembra meglio. Allora, adesso mi sembra che di essermi spinta meno, quindi un po' più spanciata. Le gambe erano belle chiuse, non drittissime, però insomma mi devo spingere, proprio fare più così, giusto? Voi scrivetemi qua sotto qualche suggerimento su come farli. Quando entro devo alzare di più il bacino, le chiappe, devo portarle più in su. Come si fa? Bisogna spingersi di più, forse. Ci riprovo. Allora, devo dire che per la giornata mi posso ritenere soddisfatta per questa prima lezione da autodidatta da tuffi. E quindi noi ci vediamo la prossima settimana. Mettete un like, seguitemi e buona onda!